Cerasso, provincia di Salerno, frazione La Petrosa. Mi trovo presso l'agriturismo La Petrosa per incontrare la signora Luigia Soffritto, titolare di questa azienda che ha ottenuto da Legambiente l'Oscar Ecoturismo 2019. Importante riconoscimento avete ottenuto con la vostra attività quest'anno da Legambiente. Si tratta appunto dell'Oscar Ecoturismo appunto 2019. Una grande soddisfazione, una grande emozione per la nostra azienda e per il nostro territorio. Comunque siamo una delle tre aziende premiate con questo Oscar dell'ecoturismo e siamo la terza generazione a gestire questa azienda, con tanti sacrifici ma anche tante soddisfazioni. È un lavoro che ci appassiona e ci piace e coltiviamo giorno dopo giorno con grande attenzione per ciò che ci circonda, per la natura, quindi per l'ambiente. E cerchiamo di stare al passo con i tempi. Infatti tre anni fa l'azienda ha deciso di tornare alla conversione bio per quanto riguarda tutte le colture, e quindi con una maggiore attenzione anche per quanto riguarda l'ospitalità, perché siamo agriturismo, nelle camere applichiamo i cartelli che stesso Legambiente ci ha suggerito per minimizzare tutti i consumi, dal lavaggio dei denti, delle mani o della biancheria, utilizzare adesso tutto il biocompostabile, che è una cosa importante, quindi cerchiamo di abbattere per quanto riguarda la plastica, i consumi della plastica che comunque inquinano l'ambiente, e tutto ciò che si può risparmiare per ottimizzare comunque rispettare l'ambiente, cerchiamo di attualizzarlo. Anche nelle ultime ristrutturazioni che abbiamo fatto in azienda abbiamo cercato di utilizzare il riciclo delle acque piovane, impianti fotovoltaici e tutto ciò che le fonti rinnovabili e autonome riescono a suggerirci per migliorare gli aspetti ambientali. Come è nata questa vostra partecipazione e diciamo, questo premio l'avete ricevuto in seguito ad una vostra iscrizione oppure diciamo, stesso Legambiente che tramite dei sondaggi ha scelto chi premiare? Sì, ovviamente sì, siamo iscritti a Legambiente da più di un anno e ci seguono molto tutte le aziende e tutto il percorso. E ogni anno creano nuove iniziative, ovviamente sono venuti in azienda, ci hanno fatto compilare dei questionari, poi sono venuti in azienda a controllare, a verificare il sistema della struttura, come era appunto strutturata l'azienda, e poi con nostra grande scoperta e contentezza abbiamo ritirato questo premio a Milano appunto per l'Oscar dell'ecoturismo. Speriamo di fare sempre di più perché soprattutto come azienda agricola il rispetto dell'ambiente è alla base del nostro territorio.